Ben trovati, gentili telespettatori di Cilento Channel. Dopo un bel po' di tempo, finalmente abbiamo ospite il direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino. Ben trovato. Buongiorno a voi. Che cosa ci puoi dire subito di questo governo Draghi? Insomma, un esperto, ex presidente della BCE. Allora, che ne pensi? È gente competente, poi è chiaro che bisogna vedere sul campo. Cioè, oggi la situazione politica italiana è talmente complessa e complicata per cui probabilmente non basta nemmeno essere competente, però essere competente è un buon viatico per non fare male. E invece, come, qual è lo stato? Soprattutto dopo un anno di lockdown, possiamo definirlo in realtà proprio così, anche se ci sono state delle aperture estive, però fondamentalmente nella percentuale generale, insomma, la chiusura è stata molto evidente. Come stiamo messi? Ma stiamo messi maluccio, perché noi siamo in una zona dove l'attività turistica è preponderante, quindi se è fermata l'attività turistica, quella redditività legata alle attività turistiche è venuta meno. Quindi è chiaro che c'è tanta sofferenza in giro, soprattutto nel campo dell'accoglienza, quindi ristoranti, alberghi. Poi se è fermata, noi qui a Capaccio soprattutto si nota di più, se è fermata l'attività legata ai matrimoni, quindi tutti i matrimoni sono fermi, e anche questa è stata una penalizzazione notevole. Quali misure bisogna prendere secondo te, ecco, per reagire? Bisogna parlare col Padre Eterno. Al di là delle battute, Antonio, la BCC di intanto una nuova sede, finalmente quella di Agropoli, quindi diciamo sì, che è chiaro che uno si posiziona durante le difficoltà, cioè nelle crisi bisogna anche investire, non solo mettere da parte, perché poi in questo giorno, in questo anno abbiamo visto che la raccolta, cioè i depositi delle famiglie sono aumentati. Oggi siamo arrivati oltre 1.700 miliardi, quindi è una somma notevole. Perché? Perché ognuno mette da parte in attesa di tempi migliori, quindi questa è la prova dell'incertezza che c'è in giro. È chiaro che poi quando si sbloccherà, se questo virus si toglierà il disturbo, insomma, è chiaro che dopo questi soldi sicuramente saranno messi in giro. Però adesso la situazione è questa, oggi c'è incertezza, quindi ognuno mette da parte qualcosa non sapendo che fare, ma anche c'è una certa paura rispetto al futuro, no? Certo, e invece voi come istituto bancario che cosa state promuovendo in questo periodo? La banca fa prestiti sostanzialmente, che noi devo dire che abbiamo pubblicato in questi giorni i risultati del bilancio 2020, nelle statistiche che abbiamo pubblicato si vede chiaramente che la banca anche quest'anno ha deliberato nuovi fidi per un certo numero di milioni uguali a quelli del 2019, quindi non c'è stato un calo, diciamo, delle pratiche di fido approvate. Questo, voglio dire, rispetto ad una situazione che, come dicevamo prima, c'è poca, giustamente c'è poca propensione a fare prestiti, a impiegare, a fare attività nuove, e questo è già un segnale positivo che la banca nell'anno 2020 ha concesso nuovi fidi, ha deliberato nuovi fidi per un ammontare globale pari a quelli del 2019. Questo è già un bel segnale. E invece per quanto riguarda i bonus, che cosa ci puoi dire, direttore? I bonus del governo? Bonus 110? Sì. Se c'è un gran parlare di questa cosa, però tutt'oggi nessuno ha capito effettivamente qual è il meccanismo vero e come si possa fare con una certa facilità
ad erogare questi soldi. Il problema è che in Italia il vero nemico della crescita è la burocrazia. Non sappiamo più produrre una legge se non è gravata da un eccesso di burocrazia. Quindi anche questo si poteva fare tanto più semplice. Invece ci vuole, per attivare una pratica di superbonus, ci vuole un camion di carte, insomma. E quindi viene penalizzata sempre la ditta più piccola, chi ha meno risorse, chiaramente. E che poi invece dovrebbe essere il contrario. Noi, data la situazione, dovremmo essere capaci di agevolare soprattutto i piccoli, perché oggi la differenza tra i piccoli imprenditori e quelli grossi si va facendo sempre più ampia, e questo non è un bene. Assolutamente no. Grazie. Dunque, Antonio Marino, direttore generale della BCC di Acquara, ci sentiremo settimana prossima per continuare questo nostro viaggio all'interno dell'economia, soprattutto quella cilentana.